Diciamo che questo è un discorso più, forse, volevo chiedere più forse a Irene, a parte anche Loredana sta per laureare in sociologia adesso, cioè perché già laureata, sapete, la seconda laurea in sociologia, tra l'altro. Loredana, non lo dice Loredana, non lo vuole Vabbè, mai che dire. c'entra? Mi piace No, studiare, no, ma non è perciò che la domanda è devo faccio a tutti. sbandierarlo. No, no, adesso stavo, perché ho detto, chiedo a lei che è sociologa, però in linea di massima, quanto influisce invece questo tipo di sul prete, quello che è la mancanza di affettività, quanto può influire poi a livello della sua conduzione, diciamo proprio biologica, della sua vita, l'iter biologico? Cioè, dici quanto della castità del prete poi Sì, influisca nel suo pensiero, insomma, sua psiche, più sulla sua che psiche, sulla sua psiche, l'iter ma biologico. anche in qualche modo, cioè, diciamo che il prete, anche se poi pensa a determinate cose, in qualche modo deve per forza di cose ostentare dei tabù. Ecco, quei tabù sono quelle barriere, sono quasi imposte, quelle barriere mentali, mentre la persona. Beh, ma c'è quello che ci crede.